Siamo con mister Antonio Germano, allenatore della Palmese. Mister, allora un commento a caldo su una partita vinta al 90esimo. Sì, è una partita importante, vale doppio perché avevamo 9 under, diciamo che la squadra più o meno era fuori, però siccome stiamo cercando di costruire un gruppo importante e quindi tutte e 22 stanno lavorando sodo, posso dire che hanno avuto la forza e la voglia di togliersi una bella soddisfazione perché non era facile, con 9 under, qualcuno che giocava per la prima volta, quindi doppiamente soddisfatto. È una squadra allestita, ancora siamo all'inizio. Come vede la sua squadra, la sua rosa in questo momento? No, la mia squadra, la rosa è competitiva, credo. Comunque abbiamo cercato di fare un gruppo abbastanza giovane con qualcuno più grande, ma la maggior parte sono tutti giovani. Noi dobbiamo sempre lavorare, credo che sia questa una soluzione importante per poter fare un campionato d'eccellenza così importante. Quindi i ragazzi mi stanno dando soddisfazione sotto questo punto di vista, e loro ce l'hanno dimostrato, anche se, ripeto, mancava una buona parte di ragazzi, però quelli che sono entrati in campo mi hanno dato veramente soddisfazione. Abbiamo visto tanti ragazzi di colore. Che tipo di campionato vuole fare la Palmese? No, la Palmese, essendo una piazza importante, blasonata, la società ha chiesto di fare un campionato dignitoso, intanto salvare la categoria, che è una cosa importante. Credo che quest'anno il campionato sia molto difficile, e i ragazzi di colore sono ragazzi interessanti, giovani, che hanno voglia di lavorare, che si adattano, e quindi potrebbe essere una buona soluzione.